abbiamo giocato delle partite con Candreva a destra e Biraghi a sinistra. L'anno prossimo ci presentiamo Candreva e Biraghi, che ringrazieremo a vita per l'impegno messo all'Inter, che forse sono tra i pochi giocatori che hanno sempre dato tutto. Iniziamo la prossima stagione con Hakimi a destra, Kolarov a sinistra, ragazzi. Immaginate che cambio di passo, immaginate che cambio di qualità, immaginate che cambio di valore della rosa e qualità del gioco. Quindi possiamo solo che essere felici da questa primissima fase di calciomercato. Hakimi ci è stato presentato, Kolarov c'è 1,5 milioni di differenza, ma non penso che si ripeta un caso Dzeko quest'anno. Uno, perché ballano veramente pochissimi soldi, e due, perché non si vuole più rischiare di far inferocire quel pazzo come noi di Conte. Per il resto, in attacco non siamo malaccio, ci serve il quarto attaccante, ma non Samuele Longo o Esposito, ragazzi. Ci serve un quarto attaccante che magari possa giocare titolare quando Lukaku ha un raffreddore o quando Lautaro non è in grande giornata, come col Siviglia, se vogliamo dirla tutta. Quindi un quarto grande attaccante. Abbiamo preso Sanchez, un attaccante di livello internazionale a zero. Adesso, ragazzi, ci manca, abbiamo una grandissima, enorme pecca: il centrocampo. Primi due obiettivi, l'obiettivo primario, cedere Roberto Gagliardini. Sarebbe, ragazzi, varrebbe come l'acquisto, per me cedere Gagliardini varrebbe come acquistare Messi, veramente. Finalmente ci togliamo questa zavorra che ci portiamo da 3 anni, un essere umano che ruba lo stipendio da 3 anni, e non voglio neanche ringraziare per l'impegno profuso, perché è talmente basso il livello qualitativo di questo giocatore che mi dispiace dirlo, ma non lo voglio neanche giudicare per quello umano. Non mi interessa, può essere la persona più brava del mondo, può essere Padre Pio, può essere quello che volete, ragazzi. Io Gagliardini con questi colori, il nero e l'azzurro, non lo voglio vedere più. Stop. Quindi esubero Borcavalero, grazie di tutto, professionista, magari può fare il panchinaro, lo possiamo mantenere, ma Gagliardini va ceduto e vanno acquistati 2 giocatori fenomenali, 2 giocatori che fanno la differenza, così come la fanno Hakimi a destra e Kolarov a sinistra. Poi, per quanto riguarda le fasce, ragazzi, non ci scordiamo che abbiamo un super Danilo D'Ambrosio, che ho sempre detto che è una bandiera dell'Inter, ma che dovrebbe essere il primo rincalzo dell'Inter e non il titolarissimo, e l'anno prossimo penso lo sia. Quindi abbiamo le fasce coperte da dei rincalzi come D'Ambrosio, super Danilo D'Ambrosio, e Candreva a destra. Abbiamo dei rincalzi super come il grande Ashley Young, fortissimo, che quest'anno ha dimostrato di essere davvero un altro livello rispetto a tutti i terzini che abbiamo avuto negli ultimi anni a sinistra. Quindi, ripeto, ci manca, tra tante cose, che magari ci mancherebbe il top, ci manca il top player, ci manca magari il fenomeno che trascina la squadra, quello che volete, ma per fare una squadra quadrata, una squadra cazzuta con delle palle così, anzi con 4 palle, ci mancano 2 centrocampisti, un Arturo Vidal, stesso profilo di Kolarov, un giocatore di leadership, un giocatore di temperamento, un giocatore di carattere e un giocatore anche di qualità, perché molti dicono no, ma Vidal esperienza, no ragazzi, Vidal è alto livello in tutto, in fase realizzativa, in fase di rottura, in fase emotiva, in tutto, non è solo esperienza, ragazzi. Vidal è un altro pianeta rispetto ai giocatori che abbiamo visto. Barella confermatissimo a centrocampo, magari se vuole partire Brozovic, a me dispiacerebbe tanto, ci serve un altro giocatore. Si parla di Tonali, che io sinceramente lo conosco poco, però tutti, anche i miei amici stretti, oggi stamattina mentre cagavo parlavo con un mio amico, saluto Pippo di Milano, mi dice guarda che Tonali è forte, Tonali è il futuro, va bene, speriamo. Quindi manca poco per fare una squadra competitiva, perché le fasce con l'arrivo imminente di Kolarov le hai coperte. Magari serve un altro attaccante che vorrei vedere titolare spesso e volentieri di fianco a Lukaku soprattutto, e qualche volta di fianco a Lautaro, titolare, non un quarto attaccante che deve marcire e fare la muffa in panchina. Ci servono 2 centrocampisti, ragazzi, e questa squadra inizia a essere qualcosa di serio, questa squadra inizia ad essere qualcosa di sia divertente ma anche inquietante per gli avversari.
Voglio un'Inter cazzuta, voglio un'Inter cuperiana, voglio un'Inter contiana, voglio quelle Inter lì che magari l'unica luce era Bobo Vieri, il resto una squadra di giocatori con le palle, operai che sapevano il fatto loro. Voglio un'Inter cuperiana. Mister Conte, dacci un'Inter cuperiana. Io vado a comprare la carne, voi nel mentre iscrivetevi al canale, attivate la campanella e pollice su. Avanti Inter, avanti Curva Nord, avanti a tutti i club che seguono la squadra allo stadio, avanti a tutti i tifosi che sostengono l'Inter, avanti Inter, avanti società dell'Inter, avanti Mister Conte. Iscrivetevi, raga.